Eccolo qui, sempre presente, sempre sul pezzo. Questo è il secondo video di consigli su ZBrush. E mi hanno detto di dirlo all'inizio, quindi se lasciate un mi piace, YouTube funziona con l'algoritmo, quindi ogni mi piace che vede, diciamo, aumenta la visibilità. E siccome li faccio con piacere questi video, però nel montaggio, nella fase, comunque c'è un po' di lavoro, un po' di lavoro diverso da quelli dal lavoro che faccio quando faccio lezioni, e quindi sarebbe molto apprezzato un mi piace, anche se è una cosa un po' troppo comune, poco originale. Il modello di Corsieva avanti, ho aggiunto le gambe. Ogni volta che vado a sistemare le mesh, quando vado ad aggiungere nuove mesh, poi mi tocca gestire la forma armoniosa in generale, chiaramente. Una cosa che poteva essere interessante aggiungere, sia al corso, che lascio il link sotto al video, ma sta avendo un buon successo, devo dire. Una cosa che si deve aggiungere, secondo me, al corso è il discorso del live boolean. In questo caso l'ho usato. Tra la spina dorsale, tra le varie vertebre, ci stanno dei legamenti. Io ora ovviamente li ho semplificati perché siamo sempre nel mondo del 3D. Questo qui, chiudiamo line. Ecco, per fare questa forma qui, chiaramente deve riempire gli spazi vuoti. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la spina dorsale, l'ho isolata e a me serviva esclusivamente questo spazio qua. Avrei potuto benissimo inserire una nuova mesh, andare a schiacciare la mesh, poi organizzarla a forma di spina dorsale ed averla. Però in questo caso, siccome ovviamente avevo il dynamic solo attivo, quindi non me lo potevo vedere, questi errori da principianti, seguire tutta la forma della spina dorsale e fare. Io invece ho preferito tagliare quello che non mi interessava, quindi con trim curve, se non ha più di un livello di suddivisione, ma noi lo abbassiamo. Ecco, qui in basso a destra, come vedete i tasti, col trim curve, se non sapete usarlo nel corso, ovviamente ne parlo ampiamente. Vedete, ogni curva io vado a premere Alt. E mi sono preso solo questa parte qua che mi serviva. Ho fatto la stessa cosa così. Poi ho giocato con Mirror e Weld. Facciamo Mirror perché era l'altro lato. Mirror e Weld. Ok. E ho solo la parte che mi interessa a me, cioè dove dovrebbe essere posizionato il legamento. Ora, a me serve che sia pieno, quindi questi spazi che non ci siano. Vado a fare un inflate, però andando a ciecare la X e Z. Nei programmi di 3D, Z è la perpendicolare, quindi l'asse verticale, no? E invece l'asse Y è l'asse della profondità e l'asse X destra e sinistra. Longitudinale, sagittale, non mi ricordo. Invece su ZBrush, visto che nasce come software per 2.5D, come software di illustrazione che si avvale del 3D, bla bla bla, cose già dette e ripetute, la Y è quella là dell'altezza, quindi sarebbe la Z nella maggior parte di programmi 3D. Quindi noi teniamo attiva solo la Y e andiamo a fare questo slide. C'era già un polypaint attivo, infatti ora lo possiamo levare. Eccolo qua. Cerchiamo di chiudere questo buchino. Facciamo un altro po' così. Perfetto. Ora aumentiamo la risoluzione del Dynamesh e premiamo Dynamesh. Un altro po'. Vediamo con la linea. Ok.
Ctrl W per fare un unico polygroup, leviamo il dynamic solo ed ecco che abbiamo riempito quella parte nascosta. Ora chiaramente qua mi tocca andare a rifinire, andando a tagliare. Mi conviene ciecare le braccia. Però il principio è che io adesso posso, anche con l'inflate o se no con W, quindi col gizmo attivo, leviamo la simmetria, riprimiamo qui, possiamo andare ad allargare. Facciamo un paio di Z-remesher. I video in questione sto cercando di farli con più continuità, lavoro permettendo chiaramente, e quindi cercherò di farli uscire al massimo ogni 10 giorni. Ecco, adesso noi ci interessa solo questa parte qui, meno questa forma qua. Ora che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a tagliare singolarmente oppure prendere una mesh e starla a duplicare? Sì, volendo possiamo anche fare così, però siccome esiste il meccanismo del live boolean andiamo a utilizzare questo. Non è il progetto più indicato perché è pieno di subtool. Allora, diciamo che l'oggetto da cui dobbiamo togliere la forma è questo qui. Di questo dobbiamo togliere questa forma qua. Clicchiamo start, cioè da questa mesh si parte a fare il live boolean e poi attiviamo il live boolean. Andiamo a sottrarre questo che è ancora visibile perché ce l'ho doppiato, quindi nascondiamo proprio lo scheletro, come dire. Vedete che adesso mi fa una preview di quello che è andato a togliere. Quindi io ho l'oggetto originale e l'oggetto che mi serve come sottrazione. Una volta fatto questo, vado a fare boolean sotto subtool e faccio make boolean mesh. È molto probabile che, siccome il file c'ha molti subtool, mi vada a incastrare diverse mesh insieme e quindi starà a me poi andare a ripulire. Conviene in questo caso crearsi una mesh apposita, infatti mi dice qualche operazione boolean non è stata performata correttamente, però noi confidiamo in ZBrush e quindi vedremo che adesso il grandissimo programma qual è. Qua possiamo levare la boolean, quindi tutto tornerà come prima, nonostante noi abbiamo detto a questa mesh che il suo comportamento deve essere quello di sottrarre. Questo è il comportamento normale, quindi sovrapporre, overlap, oppure sottrarre, oppure intersecare. Ecco, questo sarebbe l'oggetto del boolean, che come vedete è abbastanza confusionario. E in maniera molto poco sofisticata, vediamo, del order, eccolo qui, abbiamo la nostra mesh sottratta. Chiaramente bisogna ripulirla, bisognava farlo prima, però per velocità e per comodità questi video sono montati il giusto, ci perdo il tempo che serve per dare qualche consiglio, per quello che è, va bene, diciamo. Per capire il principio del boolean in generale, adesso cambiamo proprio, direi di cambiare proprio progetto, se no no, qui possiamo spostare sempre su. Allora, qua per esempio ho un cubo di qualsiasi livello di poligoni. Attiviamo la simmetria dinamica. Ora a questo io vado a sottrarre un'altra cosa. Già ne ho parlato alla fine del corso di ZBrush, anche se in maniera molto veloce, però ad esempio prendo la sfera W, la sposto così e dico semplicemente che a questo da qui
vado a la sfera A è una sottrazione, vado a cliccare le boolean. E la sfera, come vedete, la mesh verrà in questo modo. Questa la possiamo cercare. Make boolean mesh. Ci ha messo pochissimi secondi, chiaramente c'è meno roba ed eccola qua. Vedete la molto rispettoso del fatto che i poligoni sono gli stessi della sfera, mentre qua ce ne sono di meno sul quadrato e qua ce ne sono di più. Se ad esempio questa sfera qui la decimo, ok, la stessa cosa me la fa mantenendo i poligoni in quella maniera lì. Eccola qua. Vedete la differenza qual è, no? Chiaramente la geometria non è precisa. E c'è da dire che a mio avviso per fare l'Ars Surface, ZBrush non è forse quello più preciso se si vuole ottenere una mesh pulita. Ho notato, ma lo uso un po' meno da questo punto di vista, Blender con degli add-on, tra cui ArdOps e BotScatter, riescono a ottenere una mesh più pulita. Chiaramente, una volta ottenuto questo, noi possiamo anche utilizzare questa forma qui, insomma, non è così imprecisa, però se volessimo fare i puristi del 3D, o lo esportiamo su un programma 3D, andiamo effettivamente a pulirlo, in questo caso non ci interessa perché è una forma di normale, o se no vediamo se lo ZRemesher, attivando Detect Edges, riesce a gestire tutto. Mettiamo Keep Groups e leviamo lo Smooth. Il numero di poligoni è 1086. Allora, ne teniamo un po' di più. Sicuramente non manterrà quella cosa, però vediamo se il lavoro lo fa egregiamente. Ecco, vedete, molto molto pulito, molto preciso. Ecco, questa cosa ad esempio in un programma tipo Blender o Maya non esiste, cioè nel senso non c'è uno ZRemesher, quindi questo mi dà l'opportunità per esempio adesso di lavorare meglio su questa forma qui. Ora immaginiamo se stiamo facendo, non so, una pistola, appunto, una cosa appunto di Ars Surface. Però, ad esempio, io posso benissimo gestire meglio il loop una volta che ho dei loop puliti la sfera da questo lato, no, però qua così, per esempio, sì. Quindi pro e contro di due programmi. Magari se vi interessa, ovviamente lasciate un commento e potrei fare un video specifico in cui metto a confronto le due tipologie. Ci sono degli add-on, per esempio, che fanno lo ZRemesher, ma sono meno precisi rispetto a ZBrush, che è un leader assoluto. L'importante è ottenere quello che si vuole ottenere. Chiaramente a me non mi interessa niente di un cubo con una sfera, e il programma mi deve aiutare, non mi deve complicare la vita, perché se mi complica la vita è inutile. Ho imparato a usare un programma che però non mi sta servendo. E devo dire che ZBrush su questo mi dà soddisfazione sia con l'organico sia con l'Ars Surface. Siamo arrivati a 20 minuti, quindi al prossimo video di consigli di concept art, consigli del programma. Vi invito a commentare, a iscrivervi al canale perché chiaramente questi video sono gratuiti e ancora senza pubblicità. Quindi.
È un tempo che faccio volentieri, quindi apprezzerei questa cosa. Se avete dei consigli, volete dei feedback di opere, insomma, lasciate un commento al canale e magari nel prossimo cerco di parlare di quello che vi interessa. A presto!